tutte ragazze, allora abbiamo deciso di fare questo video insieme a Katie Centos, che saluto tantissimo, un bacione grande, un abbraccio, e abbiamo deciso di fare questo video assieme in collaborazione, dove parliamo dei prodotti che utilizziamo soprattutto questo periodo dell'anno, ovvero il periodo delle feste natalizie. Allora, alcuni dei prodotti che vedrete li conoscete già nella mia routine delle cose che uso di solito, altri invece sono nuovi. Quindi iniziamo subito con i prodotti. La prima cosa che vi faccio vedere è questo latte detergente che ho comprato da pochissimo nell'estetista dove vado di solito, ed è Institute Estederm, ed eccolo qua, ve lo faccio vedere anche qui un pochettino zoomato, diciamo. Ci trovo benissimo prima di tutto perché comunque si vede molto la differenza tra, appunto, quando lo uso e non lo uso. L'ho testato sulle mani prima, poi l'ho testato comunque su una parte del viso, e c'è moltissima differenza, elimina tutti i rossori anche. Quindi in ogni caso funziona anche come tipo struccante, mi ci trovo molto bene, ha una gradevolissima profumazione e costa anche un bel po' comunque come latte detergente. Sì, ha una buonissima profumazione ed è di 200 ml e viene sui 22 euro. Però comunque è un prodotto che uno utilizza tutti i giorni, se si utilizza tutti i giorni e non in grandi quantità, vi dura tranquillamente un botto di tempo. Io comunque non lo uso grandissime quantità, quindi questo prodotto assolutamente come per base per il trucco va benissimo per adesso, per le feste. Parliamo invece per il corpo. Allora, per il corpo io utilizzo questo latte nutriente, che è per peli molto secche e abbastanza sensibili, ed eccolo qui. Sicuramente lo conoscete perché me l'avete visto in un sacco di miei video, e di quanti ml ci sono? Mi pare che sono 150, sì, 150 ml, io me lo sono anche ricomprato perché questi qui proprio li faccio fuori in 2 secondi, e vi renderà la pelle morbidissima. Quindi questo per quanto riguarda il corpo, questo per il viso. E poi andiamo comunque, sempre per quanto riguarda il viso, un esfoliante. Io ho preso da poco questo delle brochette, che è Hydra Vegetal, ed è un gommage. Lo utilizzo sempre prima di mettere comunque dopo lo struccante, e lo utilizzo anche con la spugnettina direttamente, quindi mi aiuto anche con quella, quindi per quello non ci sono problemi. Questo qui appunto è per pelle normali e miste, e dice che rinfresca e ricarica immediatamente la pelle. Dice applicare questo gel fresco di bambù 2 volte alla settimana su tutto il viso. Io lo utilizzo una volta alla settimana e comunque mi ci trovo benissimo con questo. La capienza è di quanto? 75 ml. Come prezzi comunque sono abbastanza abbordabili. Queste delle brochette sono molto carini. Io tra l'altro ho pure la scheda di questo mese, devo andare ancora a ritirarmi i regalini. Quindi questo invece lo utilizzo appunto una volta alla settimana e mi ci trovo comunque molto bene con questo gommage. Poi andiamo invece a parlare dei capelli. Allora, tutti mi avete chiesto come ho fatto a farmi crescere i capelli di più, perché negli ultimi video che mi avete visto comunque non avevo i capelli così lunghi. Adesso mi sono proprio praticamente arrivati, non lo so dove arrivano, dietro, probabilmente a metà schiena. Li dovrei anche trattare un pochettino meglio questo periodo che non sono stata bene, si sono un po' stressati e si vede. La cosa che vi dico è che io utilizzo quasi sempre prodotti naturali, quindi per i capelli adesso sto prendendo roba tutta la camomilla, tutti 100% naturali i prodotti. E poi un'altra cosa che sto utilizzando è l'olio per i capelli, che è questo della Omia. Biologico, sempre ecobiologico, olio di argan ed è di 100 ml per capelli lisci. Quindi questo per tutte le ragazze che vorranno quest'inverno, comunque tutto l'anno, i capelli molto lisci, setosi e soprattutto per la parte delle punte morbidi, questo prodotto va benissimo. Ve lo mettete una volta che avete fatto la doccia, solamente sulle punte. Io lo sto mettendo lì anche perché comunque non ho bisogno per il resto dei capelli, sono abbastanza in ottime condizioni. Lo metto solo sulle punte, proprio quest'ultima parte qui del capello, e lo massaggio a volata, 6,99 euro, lo trovate un po' dappertutto, sia all'OVS che all'Ocean, alla Coin, al Carrefour, dappertutto. Poi passiamo invece ai prodotti per quanto riguarda il trucco. Allora, la prima cosa che vi faccio vedere è la CC Cream
della Kiko. Allora, mi ci trovo molto bene già da quest'estate e l'ho testata quest'inverno, mi ci trovo benissimo. Dopo aver fatto comunque latte detergente e tutto, metto direttamente la mia CC cream, che praticamente ha tutte le proprietà per migliorare la pelle e soprattutto evitare i rossori, che già comunque il latte detergente ci aiuta, la CC cream ci aiuta ancora di più. La confezione è molto carina, la trovate direttamente sul sito della Kiko, comunque anche da Kiko. C'ha addirittura la spugnettina per applicare e si presenta in questo modo, quindi così. Molto carina, c'è anche lo specchietto, non costa molto, se la trovate anche in promozione meglio. E la mia è colore 30 Warm Beige, che è la più chiara, perché ovviamente io con la pelle molto chiara ho dovuto prendere appunto la classificazione più chiara di questa crema. Quindi questa come base mi va benissimo, soprattutto se non avete troppi rossori, troppe imperfezioni in questo periodo, altrimenti andate direttamente sul fondotinta. Io comunque mi sto trovando molto bene con questa CC cream. Poi andiamo avanti invece per quanto riguarda sempre il viso, quindi non gli occhi ma il viso. Allora, io sto usando questa terra, diciamo illuminante, e la sto usando soprattutto per quanto riguarda questa zona qui del viso, per illuminarla. È una terra comunque molto chiara, non è una terra scura, è proprio una gradazione chiara e super illuminante. La userò anche questa per Natale, per le vacanze, sicuramente per illuminare questa parte qui del viso, sia sopra che sotto comunque. Quindi sicuramente questo prodotto lo utilizzerò, è di H&M. Non so se riuscite ancora a trovarlo perché l'ho comprato prima della collezione di prodotti nuovo di Trucco, quindi non so se è ancora reperibile. Comunque mi ci trovo molto bene, non mi ricordo quanto è costato, forse sui 5 euro, e questo sicuramente lo utilizzerò questo Natale. Poi un'altra cosa che utilizzerò invece per quanto riguarda la colorazione del blush, appunto, è questo prodotto qui della marca Milani. Allora, questa l'ho presa direttamente a Barcellona, sopra Mare Magnum. Mi sono trovata benissimo sempre con questa marca, quindi l'ho ricomprata direttamente dal sito. Potete tranquillamente comprarla dal sito senza nessun problema, sia marca Revolution che quella Milani. Mi ci sono trovata benissimo perché l'ho visto di un sacco di youtuber spagnole, quindi mi sono innamorata. Questo è il fard, che è blush, che utilizzerò quest'inverno perché ha le tonalità che a me piacciono di più. Ha sia tonalità del terra che pesca, che comunque rosa, ha tutte le tonalità assieme, quindi io prendo il mio pennellone grande e lo metto un pochettino per colorarmi le guance. Quindi sicuramente questo prodotto è un prodotto must, appunto, di questa stagione, dove ha tutta una panoramica di colori, diciamo, da poter sfumare, e lo potete usufruire lo potete mettere sia sulle guance che anche qui sotto comunque. Quindi questo qui sicuramente lo utilizzerò appunto per queste vacanze invernali. Poi adesso iniziamo a parlare un po' per quanto riguarda gli occhi. Allora, prima degli occhi volevo dirvi quest'altro prodotto qui, che è una genialata assurda dell'anno scorso, sempre comprato da Kiko, che è sia blush che illuminante. Allora, è bello perché comunque è roll-on, è fatto così, e l'illuminante lo mettete tranquillamente qui sotto questa parte qui e vi illuminerà tantissimo il viso, ed è una bellissima alternativa all'altra terra illuminante che ho. Quindi sono ancora indecisa tra quale usare dei due, perché comunque è molto bello anche questo come prodotto, e questa va a 6,90 euro lo scorso anno. Penso che ci sia una cosa del genere comunque ancora al negozio da Kiko. Poi andiamo avanti. Per quanto riguarda invece gli occhi, come base metto sempre la mia I Love Stage della Essence. È una delle migliori secondo me, e vi rimarrà comunque il trucco tutto il giorno. Come rapporto qualità-prezzo viene sui 2 euro, quindi ragazze è perfetta, e sicuramente la metterò prima di mettere appunto il mio ombretto. Poi un'altra cosa che utilizzerò molto in questo periodo, perché me ne sono innamorata, è un altro prodotto della Kiko, che si chiama, è questo qui, un ombretto in crema, Supreme 01, ed è bellissimo, secondo me. Ve lo faccio vedere proprio zoomato, perché è uno dei colori più belli che io abbia mai visto. Mi piace tanto perché comunque mi ricorda tantissimo il Natale, perché è tutto glitterato, comunque molto shimmer, e questo colore lo adoro. Infatti ho paura di finirlo perché è veramente bello, lo sto usando molto spesso,
vedrete subito comunque la differenza tra appena lo mettete, perché vi illumina proprio lo sguardo, è stupendo questo colore. Sicuramente lo utilizzerò anche per Natale, abbinato ad un altro colore che sicuramente poi farò anche il video del trucco natalizio, quindi aspettate che vedrete un pochettino che cosa ho in mente. Poi, per quanto riguarda sempre gli occhi, utilizzo sicuramente questo eyeliner. Questo eyeliner è stupendo, della Revolution. Ce l'ho anche oggi, lo sto utilizzando quasi sempre, ve lo faccio vedere zoomato, perché anche questo merita tantissimo. Ha una parte più sottile e l'altra invece più grossa. Io con questo mi ci trovo benissimo, anche questo qui l'ho ordinato dal sito. Mi è arrivato perché comunque l'avevo già provato a Barcellona e mi ero trovata benissimo. Quindi questo eyeliner lo utilizzerò sicuramente, perché lo preferisco tra quello liquido in questo periodo, perché riesco ad essere più precisa con questo qui a penna, quindi sicuramente lo utilizzerò per queste feste. Poi un altro prodotto che utilizzerò sicuramente è il mascara della Lancôme Hypnose. Eccolo qui, questo è stupendo, lo ricompro sempre perché è bellissimo, ha lo scovolino piccolo però rende le ciglia veramente belle, 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 quindi ve lo consiglio assolutamente, questo qui sarà un prodotto immancabile, diciamo, nelle mie feste. Poi, per quanto riguarda invece lo sguardo per gli occhi, le ciglia finte della Kiko. Le ho ricomprate perché comunque me ne sono innamorata, sono bellissime queste ciglia. Se avete uno dei miei trucchi dello scorso anno, lo vedete comunque come risulta lo sguardo e come migliora con quello sguardo grazie a queste ciglia finte. Sono le migliori secondo me in circolazione, perché sono anche quelle fatte meglio. È come rapporto qualità-prezzo comunque molto buono, perché costano sui 5 euro, hanno la colla ed è veramente buona anche la colla che hanno all'interno. Quindi queste qui sicuramente saranno uno dei protagonisti delle mie feste. E poi, come ultimissimo prodotto, il più bello, è il rossetto. Ovviamente per queste feste il rossetto rosso è immancabile. E io prenderò questo qui della Diorifich di Urling, il numero 037. È un rossetto stupendo, rosso, rosso fuoco, come piace a me. L'avete visto dall'anno scorso, il mio, e quindi ve lo faccio rivedere comunque. Ecco qua. Allora, spero riusciate a vederlo bene, perché mi rendo conto che comunque dal sole non si vede tantissimo il colore. Comunque è un colore rosso scuro che per queste vacanze va benissimo. Spero riusciate a vederlo bene, ragazzi. Scusatemi per appunto questo sole accecante. Quindi, questo è l'ultimo prodotto che utilizzo. Adesso me li conto un pochettino quanti sono i prodotti che vanno alla meglio questo periodo natalizio. Se volete fate un video direttamente anche voi sui prodotti che privilegiate questo periodo, che usate di più, che volete consigliare, che volete dare appunto così anche alle persone che ci seguono, o comunque se avete qualche altra idea in mente, mandatemi direttamente un messaggio o fate direttamente un video, mandatemi il link, così ci scambiamo tutte queste idee appunto sui prodotti che stanno andando di più questo periodo, o comunque se personalmente sono quelli che usate di più nel periodo delle feste. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto, saluto tantissimo ancora Katy Centos per questa collaborazione e spero di farne altre. Un bacione grande, mua, e buone feste a tutti, al prossimo video!